Standing ovation per Francesco Guccini, che sabato 25 giugno è salito sul palco di Piazza del Comune a Mondolfo, accompagnato dagli applausi di centinaia di persone. Al noto cantautore è stata conferita la cittadinanza onoraria, deliberata durante il Consiglio Comunale, appositamente convocato nella stessa mattinata. Abbiamo deliberato unanimemente questo riconoscimento onorifico, che sancisce un legame sincero e reciproco del cantautore con il territorio e la comunità. Un'icona del panorama intellettuale italiano e patrimonio universale per i meriti dimostrati nella sua lunga carriera. Siamo di fronte ad un artista per il quale non ci sono definizioni che possano racchiudere i versatili e molteplici talenti, cui va riconosciuta prima di tutto una non comune profondità di messaggio e di contenuti. Sindaco Barbieri ha poi omaggiato Guccini con una pergamena. A leggere le motivazioni del riconoscimento, il consigliere con delega alla cultura, Even Mattioli. A Francesco, che con la sua musica, i suoi scritti e la sua poesia ha saputo esplorare nel profondo l'animo umano, per l'amicizia autentica che da molti anni lo lega alla nostra città. Guccini è intervenuto nell'ambito della rassegna Come un libro all'aperto, dove ha presentato la sua ultima fatica letteraria, intitolata Tre cene, dialogando con la conduttrice radiofonica Sara Zambotti. Con lui si è chiusa la serie di incontri del mese di giugno. Ora l'attesa si concentra sugli ultimi due grandi ospiti in programma. Il 6 luglio sarà la volta di Teo Teocoli e Gabriella Mancini, che in piazza dell'Unificazione a Marotta presenteranno il libro e il Piede de Dios. Mentre la chiusura della manifestazione, il 7 luglio, nei giardini della Rocca di Mondolfo, sarà affidata al filosofo Umberto Galimberti, che insieme a Oriana Salvucci, di Non a voce sola, guiderà il pubblico alla scoperta delle emozioni, una terra ancora abbastanza sconosciuta.